La parola che oggi vorrei trasmettervi è il confronto. Ringrazio la WISP perché ci ha messo, diciamo, l'altra parte di questa cosa. Presidente, hai una struttura straordinaria in Italia, forse non ho bisogno io di dirlo a te, ma hai dei ragazzi in gambissima, tra l'altro dei dirigenti sul territorio, molti li vedo qua, gente bella, pulita, gente che ci crede ancora, che ha faccia, che ha voglia di spendersi. Voglio dire, individuando il terreno delle scuole, la grande agenzia formativa, non la sola, perché dentro la responsabilità sociale di una WISP e di una Lega di Serie A c'è anche il fatto di sentirsi agenzia educativa, dentro un'idea, come dire, di comunità educante complessiva, una gran bella esperienza. E i ringraziamenti non sono appunto ringraziamenti di rito, perché secondo me noi consegniamo questa esperienza davvero non solo al sistema sportivo, ma consegniamo questa esperienza al paese, per come lo sport può migliorare e incidere sulla cultura, la memoria, la storia di una grande comunità come in questo caso appunto l'intero paese. Coincidenza vuole che quel giorno ci fossi quando partì questo progetto, perché ci chiamarono noi ragazzi della primavera nell'ufficio scientifico di Bologna e ero là anche quella volta, per fortuna è andato molto bene. Hai qualcosa da darci su come rapportarci con i ragazzi che hanno avuto, diciamo, gli stessi problemi? Un consiglio per confrontarsi con i ragazzi come me, se vogliamo dire, ma non come me, come tutti. Essere se stessi, non c'è nessun problema. Questo cammino credo che abbia aiutato moltissimo tutti noi, cioè tutti noi che abbiamo partecipato a questa cosa. Intanto, ragazzi, ho visto le vostre facce, ho visto come siete, sono molto fiducioso sul futuro, perché ho visto dei ragazzi attenti, interessati, partecipi. A me la cosa che ha colpito di questo percorso, questo cammino lungo l'Italia, veramente un cammino intero lungo l'Italia, è stato quello che ha generato questa storia. Cioè, noi siamo partiti da una storia Alp Advice esemplare, straordinaria, che era giusto che i ragazzi conoscessero. Però la cosa che secondo me ha significato è quello che è uscito da questa storia. Cioè, questa storia è stata la partenza di un percorso. Poi quello che conta sono i lavori che hanno fatto i ragazzi, le cose meravigliose che hanno fatto, sono cose veramente bellissime, anche misurarsi, cimentarsi con sistemi di comunicazione nuovi, il cercare storie, il valore che ha cercare una storia, cioè mettere in moto la curiosità per la vita di un ragazzo che oggi ha 14, 15, 16 anni, cioè quanto gli rimarrà poi nella sua esistenza di questa esperienza? Secondo me molto. Questo progetto inserito in un insegnamento così specifico come la scuola superiore è veramente degno di una grande ammirazione. Siete stati voi e tutti i vostri compagni di avventure di scuola. Io devo dire, mi tengo l'insegnante che ha detto questo progetto mi è servito per conoscere meglio i miei ragazzi, mi tengo Matteo che ha detto che ha visto negli occhi di tanti ragazzi una speranza concreta per un futuro come si deve, mi tengo ad Ammasina quando ha detto che c'è un sacco di gente che non ci arriva, noi cerchiamo di farla essere sempre di meno, però come dire, noi cominciamo a partire da quelli che ci arrivano.
e mi tengo anche l'Udinese quando dice che il primissimo problema che vogliono risolvere è mettere a tavola tutti insieme le famiglie allargate di tutti i loro calciatori. Già questo insomma, è tanta roba. Continueremo sicuramente, credo, come detto, troveremo una versione originale, perché ci piace sempre innovare. A me mi fa piacere averlo sentito da Marco, che questa è un'esperienza che si può comunque, diciamo, no, portare avanti, rinnovare. Sicuramente faremo delle riflessioni per poter anche incidere sempre molto di più, per capire quanto noi riusciamo a diffondere una cultura dell'antirazzismo, dell'antidiscriminazione e dell'inclusione. Credo che dovremmo davvero fare uno sforzo in più, proprio perché abbiamo ricevuto quel premio. Dovremmo probabilmente capire, all'interno del lavoro che si può fare nella giunta del CONI, dentro le federazioni, come questo tipo di esperienza può essere davvero, come dire, allargato, si possa propagare.